Allora, continuiamo questi consigli di stile per gli uomini di stile, Clef Finati e non solo, proprio per conservare l'abito. L'abito che è una cosa bellissima. Come facciamo? Zacco ist gut, aber wenn tadellos. Und jetzt sehen wir zusammen, wie unser Sacco immer tadellos ist. Ladies and gentlemen, welcome back to our show. More tips today of how you can keep or preserve your clothes. Allora, gli uomini di stile, in particolare quelli che le ho finati, viaggiano moltissimo, vero? Die Meisterin, in speziell die Meisterin von Cleo Feffinati, reisen viel, oder? Yes, Reisen of wir course, viel? yes. It might happen that you guys travel a lot, not only by business guys like Cleo Finati man might travel a lot. So some tips of how you can keep your clothes or your suit tidy when you're traveling. Allora, quando viaggiamo in generale, dobbiamo togliere la giacca sempre, mai sedersi con la giacca, ragazzi, mi raccomando, in viaggio. Ziehen wir unser Sacco auf. Obviously, when you're traveling, remember to take, I mean, when you're seated, yeah, you don't have to sit with your suit on. Quindi o l'appendiamo sulla nostra gruccia, che è sicuramente l'ideale, oppure se non c'è possibile la pieghiamo così o ancora meglio, come voi già sapete, così, spalla nella spalla, ecco, e la disponiamo orizzontalmente, così sicuramente non si sgualcirà. Beim Reisen hängen Sie das Sakko auf, wenn möglich, in dem richtigen Kleiderbügel. Oder haben wir schon zusammen gelernt, wir sollten die zwei Schultern zusammen herunterfallen und in zwei Hälften So, falten. you might take off your jacket, and the best way to preserve it is to have a hanger. But you might happen to not have one of them. So the best way is to do this. I'll show you once more. So just pick it up this way. And you fold it in two. And you just put it on the flat surface. Or the other one is to put one shoulder in another. Let's do this and you put it flat. Super, direi. Allora, come abbiamo già spiegato, portare appunto a lavare l'abito il meno possibile in lavanderia, tantomeno lavarlo a casa, in lavatrice e metterlo magari in asciugatrice. Questo comprometterebbe completamente tutti gli interni della giacca. Terribile. Wäscherei ist gut, nicht so offen. Pass auf, man soll nicht unser Stoff mit unserer Struktur in Naturstoffe in unsere Wäschemaschine, okay, oder in unsere Trockenmaschine zu Assolutamente no. verwenden. All right, so remember, wash your suits or go to the laundry only if necessary, right? They just said something, but I'm sure you guys don't wash your suit in the washing machine, right? All right, yeah, they don't do it. Und bei Zweifel gibt es immer die Etikette. Esatto. Allora, bisogna sempre guardare l'etichetta del produttore. Se voi sentite un telefono che suona, fate finta di niente come facciamo noi, ok? Es gibt ein Telefon und man passiert. Well, so something very, very important is to read the label here and see what you can and what you don't have to do with the suits. Bene, allora diciamo le ultime cose che dobbiamo assolutamente imparare è il fatto che se noi abbiamo un abito, adesso mi giro, chiedo scusa, se noi abbiamo un abito, Gerry, aiutami. Yes. E lo andiamo a recuperare dalla, mettiamolo su, dalla lavanderia, avrà molto probabilmente questa custodia, diciamo, a copertura
dell'abito stesso. Ecco, questa custodia, nel momento in cui noi andiamo a prenderla, assolutamente deve essere tolta. Per quale motivo? Perché effettivamente il nylon, come la plastica, non vedo niente, eccoci, perfetto, come la plastica non crea grossissimi danneggiamenti al tessuto, assolutamente da togliere. Non mettetela via così, mi raccomando. Wäschetag ist gut von der Wäscherei nach Hause, aber nicht aufhängen. Kunststoffe und Kunstplastik ist schädlich für unsere Sakko, für unseren Anzug. So when you go to the laundry, you might find your suit with this bag. And what you have to do is to not leave it this way, because this damages your suit. Quindi lo togliamo e possiamo invece indossare una custodia che può essere la nostra. Eccola qui, o anche una custodia appunto fatta apposta per la conservazione degli abiti. Schutzhülle ist gut oder ein sehr geeignet auch wirklich Kleidersack wie unsere von Gläserfinati. So remember to take the plastic bag off and use one of these portable ones for your suit. Possibilmente lo lasciate aperta perché appunto l'aria è una cosa molto 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 importante per tutti i tessuti, in particolare per i tessuti naturali. Der Anzug wird durch diese Öffnung belüftet werden. Obviously the best way of keeping your suit safe is to put it this way and you leave it open. In this case, you have some fresh air getting here, and it keeps your suit, with the right temperature. Come consiglio invece per evitare insetti e quindi come azione repellente, noi consigliamo le palline di legno di cedro oppure un po' puzzolente la naftalina. Meglio le prime, direi. So, die Naturstoffe müssen atmen, aber Naturstoffe müssen auch gegen Insekten geschützt werden. Und wir empfehlen Holz oder Naphthalin. Alright, so to avoid insects from getting to your suit, what we suggest is to get the right tablet to avoid insects. Or to get the other one that's with the naphthalene, but some might not love, the smell of it. So, I suggest the first one. Diciamo che uomini di stile che puzzano di naftalina non è proprio il massimo. Quindi niente ragazzi, al prossimo video e mi raccomando leggete l'articolo sul blog dedicato appunto a come conservare gli abiti e che riassume tutto quello che sono stati i video, i 4-5 non mi ricordo più, video che abbiamo fatto su questo argomento. Folgen Sie im nächsten Video und bei Zweifel gibt es eine Zusammenfassung in unsere Artikel in unsere Blog von Cleo Fifinanti. Guys, so thank you for following once more. And what we want to tell you is that when you go to our website, that's www.clerofinati.com, and go to the blog site, you find articles, treating all what we talk about. So read it and get more deep in the information. E raccontateci anche tutte le vostre esperienze, i vostri consigli, perché è importantissimo per noi per crescere sempre di più la competenza degli uomini di stile. Wir warten auf eure Tipps, da jetzt seid ihr auch Meisterstil. So read and give us some tips back and let's exchange our ideas. See you next time and bye. Ciao. Bye.